Salve gente, benvenuti in questo nuovo video. Finalmente, dopo qualche giorno di problemini, siamo di nuovo qua a fare qualche esperimento. Notemente perché torneranno anche le solite serie, però sì, voglio giustamente continuare anche questo di esperimenti. E adesso riconoscerete anche che mondo siamo, lo riconoscerete sicuramente, perché stiamo giocando nel mondo del Serenade. Solo che ho fatto un salvataggio extra, ecco, ho fatto una sorta di backup prima che distruggesse tutto Dark Hunter qua. E ho provato adesso però a fare altre cosettine. Infatti, in teoria dovremmo riuscire ad evocare, oltre a Sarenhead, anche Red Sun. Però diciamo che stanno accadendo delle cose un pochino strane, dato che in questo mondo le teste di Steve normali non ci sono. Quindi dovremmo utilizzare le teste, quelle strane praticamente di Steve. E direi che anche questa è la prima cosa che faremo. Infatti sì, dobbiamo recuperare delle teste di Steve. Sappiamo dove sono, non dovrebbe essere un problema. Poi cosa faremo? Faremo un altare di Red Sun, però con le teste strane. L'altare di Red Sun l'avevo visto esattamente qui, esatto, eccolo. Sì, perché ho fatto diversi rituali, sono anche andato nel Nether e finalmente sì, sono riuscito ad evocarlo. Qua c'è anche un suo altare, quindi in teoria facendo quello dovremmo riuscire a vederlo. Sperando ovviamente, come vi dicevo, che funzioni, dato che utilizzeremo delle teste abbastanza diverse. Se non ricordo male, teste di Steve le potremo trovare in una grotta che c'è qui da qualche parte. Stiamo attenti perché comunque Serenhead è attivo e potrebbero esserci anche dei mostri del Serenhead, sapete già quali sono ormai. Quindi sì, dovrebbe essere esattamente qua. Infatti sì, mi sembra di vedere che sì, c'è tipo uno o due mostri lì. Facciamoli fuori subito perché non sono molto pericolosi questi, però ecco, potrebbero creare qualche problemino. Dai, iniziamo a scendere. Tanto questi comunque non sono poi così veloci e potenti, come dicevo. E qui sì, dovremo trovare appunto le teste di Steve. Io qua non vedo niente, facciamo così che è meglio, va? Ok. Sì, qua a quanto pare sono morti degli esteri, però va bene, non ha importanza. Apriamoci le teste e andiamo. E comunque sì, come potete vedere, queste teste non sono affatto normali, eh. Speriamo che funzioni, ecco. Ok, ora dovrebbe essere quasi notte, perfetto, sì. Ricordiamoci comunque il totem di Red Sun va fatto sempre di notte, a differenza degli altri di giorno, perché Red Sun arriva di giorno. Non sarà così facile, ecco, farlo arrivare, perché il Serenhead comunque arriva di notte, mentre Red Sun di giorno. Quindi sì, potrebbe esserci anche qualche altra complicazione, però dai, vedremo. Intanto vediamo di farlo, tra poco sarà notte, quindi potremo anche farlo tra pochissimo. Vabbè, direi intanto di allestirlo, ovviamente. Normalmente sì, il totem di Red Sun va fatto con le teste di giocatore normale, teste di Steve. Solo che qui abbiamo solamente queste, teste di Steve normali, mi sa che non esistono. Oppure non saprei dove trovarle, sinceramente. Sì, ora è anche quasi notte, eh. Anzi, è notte, vabbè. Lo faremo breve. Mi servono però delle torce di redstone che le avevo anche viste qui da qualche parte. Prendiamole fretta. Sì, infatti là ce ne sono. E poi facciamo il totem. In teoria sì, si dovrebbe attivare di notte e poi l'entità, ovvero Red Sun, dovrebbe arrivare di giorno. Dai, mettiamo le torce allora che vanno messe proprio qui. Prepariamoci ora la pedana. Ecco, fatto. E direi anche di attivare. Attiviamo. Dovrebbe attivarsi a momenti, eh? E invece no. Cavolo, potrebbero essere le teste allora. Mi sa di sì, potrebbero essere le teste il problema. Ok, questa cosa non mi piace. Eh sì, comunque come vedete qua non sta accadendo niente. Ho atteso un altro pochino, però le teste di Steve non saprei proprio dove trovarle. Sentite, facciamo una cosa. Dormiamo e vediamo se riusciamo a trovarle quelle teste, perché altrimenti non saprei proprio come fare, eh. Eh sì, quelle teste in questo mondo del Serenhead non dovrebbero esserci. Quindi in realtà. Si è attivato ora! Si è attivato ora! No, ma. Si dovrebbe. Cioè, voglio dire, il totem di Red Sun si dovrebbe attivare di notte. E poi Red Sun arriva di giorno. Ok, Red Sun può anche apparire di notte, però strano. Sì, è appena successa una cosa molto strana. Forse per via di queste teste strane? Magari Red Sun è diverso? Oddio, non lo so, perché già successe delle cosette abbastanza strane. Sentite, facciamo una cosa ora. Tipo, prepariamo un totem nuovo del Serenhead. E poi vediamo se arriva qualcuno durante la notte allora. Facciamo così. E intanto io ovviamente vi ricordo, oltre al like, che dovete assolutamente lasciare allora per questi esperimenti, che ne porterò tanti altri, ne ho già altri in mente comunque.
Vi ricordo che in descrizione troverete anche il link per le maschere di Dark Sun. Quindi sì, se volete dateci un'occhiata, il link è in descrizione. Allora, direi che il totem del Serenhead lo possiamo mettere tranquillamente qui nel villaggio, anche perché sì, abbiamo già visto che arriva nel villaggio tranquillamente, e almeno nel villaggio abbiamo anche, ecco, una sorta di protezione. Direi così può andare, punti di osservazione, protezione, abbiamo praticamente tutto. Potremmo farlo quindi qui da qualche parte, anche qui penso possa andare benissimo. Quindi dai, facciamolo e poi mettiamo le teste e vediamo un attimo che fare. E ok, quindi ho già atteso un po' di tempo, dovrebbe essere quasi il tramonto, eh. Vediamo se effettivamente Red Sun arriva di notte. Perché sì, come vi dicevo, Red Sun è una delle poche entità che arriva di giorno, perché appunto corrisponderebbe al sole. E al momento il sole c'è ed è anche normale. Quindi è un po' strana questa cosa. Vediamo un po' che accadrà allora, questa notte. Sarei molto curioso di saperlo, effettivamente. Anche se forse quasi quasi potremmo anche dare un'occhiatina, magari, al totem che c'è qui. Non lo so, magari se dobbiamo prima controllare quel totem, perché l'entità non l'abbiamo ancora vista, effettivamente. Cavolo, spero di non aver attirato qua il Serenhead per niente. Ora è notte, in cielo non sembrerebbe esserci nessuno. Quello è est, sì. No, in cielo non c'è nessuno. Senti, facciamo una cosa, attendiamo un attimo qua, allora, e poi vediamo. Perché effettivamente mi sembra un po' strana questa cosa. Voglio dire, di solito le entità vengono a parlare negli altari. Oh mio Dio! Oh mio Dio, ok. Qua effettivamente c'è qualcuno. Chi sei? È vero, dobbiamo scrivere qualcosa. E non so che altro. Cosa scavano scritto? Lui brucerà fino, ok, a fare una brutta fine. Cavolo, ok, non ero assolutamente preparato. Mi ha colto un po' alla sprovvista. Beh, visto che comunque l'altare qua l'abbiamo fatto noi, il totem, forse si considera amici, forse. Se avendo scritto questo, sì, forse. Aspetta, dobbiamo andare nel villaggio, però. Anche se il Serenhead non è ancora, cioè non ho nemmeno sentito il Serenhead. No, infatti il Serenhead non l'ho nemmeno sentito. Facciamo una cosa, dormiamo e attendiamo, attiriamo in qualche modo il Serenhead qui, perché mi sa che non sta arrivando. Facciamo una cosa, allora, facciamo arrabbiare un pochino il Serenhead, perché mi sa che così non arriva. Rompiamo questo totem, che questo è il totem vecchio. Così in teoria si dovrebbe arrivare, voglio dire, un metodo abbastanza verificato questo. Abbiamo già fatto così. Quasi quasi anche il materiale me lo tengo, così magari se dobbiamo farne altri abbiamo già il materiale. E adesso sì, bisogna sicuramente attendere di nuovo. Per fortuna sì, faccio in video questi esperimenti, perché qua bisogna attendere parecchio. E comunque sì, ci risiamo. È quasi notte, ho teso un altro po', vediamo un attimo se arriva qualcuno effettivamente ora. Beh, diciamo che qualcuno molto probabilmente arriverà. Spero che arrivi anche però quell'altra cosa, ovvero il Serenhead. Così almeno le due entità si vedranno e si scontreranno. Almeno questo è il piano. E noi saremo qui ovviamente a guardarci lo scontro per vedere chi è il più forte. Anche perché comunque questo Red Sun è abbastanza diverso, eh. È abbastanza diverso. Purtroppo qui è impossibile anche capire come si chiama, perché il nome è abbastanza lungo. Spero che lo scopriremo comunque. Ora, come vedete, è anche notte. Quindi sì, rimaniamo tutti quanti concentrati, perché sicuramente accadrà qualcosa? Fuoco oscuro sopra quell'altare? Perché? C'è del fuoco oscuro sopra quell'altare dell'SCP-096. Wow, questo è appena apparso! E anche quello! Oh mio Dio! Un altro là anche! Che cazzo sta accadendo? Ci sono i nuovi altari di SCP. Ok, questo non era previsto. Volevamo scontrare Red Sun con il... Oh mio Dio. Con il Serenhead, ma a quanto pare c'è anche qualche altro partecipante qui. Oh mio Dio, spero che non sia una cosa strana questa, o troppo forte, o non lo so, o pericolosa, perché di SCP-096 ci sono delle versioni potenziate. Però così col fuoco oscuro non me ne ricordo. Anche quello si è acceso ora. Comunque in cielo non c'è nessuno. Sta piovendo anche ora. Ok. Stiamo attenti, perché qua la situazione è abbastanza strana, eh. In cielo non c'è nessuno. Scritte rosse. Potrebbe essere Red Sun. O quella sorta di Red Sun. Oh! Ok, c'è un SCP là. Due SCP strani. Tre. 4 SCP
strani. Oh mio Dio, mi vedete, giusto? Ci sono esattamente 4 SCP strani, come i 4 altari. Sono quelli oscuri, praticamente. Quindi abbastanza forti. Però... questo Red Sun non... non è ancora arrivato. Cavolo, effetto strano. Oh mio Dio! Ok, forse ho parlato troppo presto. Guardate qua. C'è questo Red Sun nuovo. Non so cosa vuole fare. Sta scrivendo qualcosa. Ci sono... non ci sono certezze, credo significhi. Cosa vuole dire? Ma sicuramente... tu morirai. Ora? Oh mio Dio! Oh mio Dio, li ha uccisi tutti! Che cavolo ha fatto? Ha ammazzato questi SCP! Oh mio Dio, guardi là! Ok, si sta anche guardando ora. Che cavolo! Questo non è Red Sun normale. Questo non è affatto Red Sun normale. È abbastanza strano, ora ci sta anche guardando. Oh mio Dio. Wow, rumori stranissimi! Oh mio Dio! Oh mio Dio, c'è Sarenet! Che cavolo! Cavolo, è sparito! Non me l'ero accorto! Cavolo, andiamo via! Mi sa che qua sta per accadere qualcosa, eh! Qua mi sa che sta per accadere qualcosa di abbastanza brutto, eh! Oh mio Dio! Andiamo, se... cavolo, c'è qualcuno in cielo, C'è qualcuno in cielo! Allora, andiamoci subito! Mi sa che qua sta per fare qualcosa, Sta per fare assolutamente qualcosa! Cosa che avevo scritto? La tua vita sta per finire? Ci terrò... oh mio Dio, non ho fatto in tempo a leggere. Allontaniamoci subito. Ok. Mi sa che ci sono un po' di esplosioni qui, Oh mio Dio. Lagga tanto anche. Lagga tanto. Oh mio Dio. Ok. Direi che sicuramente qualcuno qua è leggermente forte, leggermente. Io direi anche di allontanarci ora, perché qua non riesco a muovermi quasi. Però sì, direi che lo scontro è avvenuto ed è anche, si è anche concluso questa volta senza il minimo dubbio. E a quanto pare, cosa incredibile, abbiamo anche scoperto l'esistenza di un'altra versione di Red Sun. Forse potenziata, sicuramente più forte, ma molto molto inquietante e strana. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se dovremmo forse indagare un pochino di più anche riguardo questa entità. Magari anche la vedremo in futuro, potrebbe essere. In chat sì, comunque aveva scritto un po' di cose. L'ultima cosa è tipo, mi prenderò cura della tua anima, qualcosa del genere, aveva scritto. Ok, io direi che sì, possiamo concludere qua il video. Vi ricordo quello che ho detto, ovvero in descrizione, link, cose varie, like, e questa sera in teoria siamo in live, d'altra parte. Detto questo, alla prossima, ciao.